Allora, iniziamo la presentazione della rivista. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti alla presentazione della rivista Animal Studies. Io sono Leonardo, con me c'è Giovanna, Leonora, Rita e Barbara per Animalia Veritas. Qui tra il pubblico c'è anche Rita Ciatti, che fa parte della redazione sia di Asinus Novus che di... Ah, ma perché non ti ho vista? Allora, ho fatto la prima gaffe. Cioè, Rita è alla mia sinistra, questa poi la tagliamo così non... Ok, fatta la prima gaffe, io cercherò di raccontarvi brevissimamente, perché può risultare abbastanza noioso, perché abbiamo deciso di fare questa rivista, e poi invece cerchiamo magari di fare un dibattito sul contenuto, quindi su qualcosa di più interessante, di cui spero possiamo discutere un po' tutti questa sera. Allora, la rivista, innanzitutto io desidero ringraziare in modo non retorico l'editore Nova Logos, qui il rappresentante c'è Ezio nascosto, ma se non ci fossero stati loro la rivista non sarebbe nata, il primo numero è stato praticamente fatto da lui, cioè, dobbiamo ringraziarlo veramente perché ci ha dato una mano impressionante, e questo è importante perché progetti editoriali del genere molto spesso non vengono aiutati in nessun modo. Siamo nell'epoca dell'editoria a pagamento, dell'editoria un po' così accademica, eccetera. Invece Ezio ha creduto nel progetto e siamo riusciti a fare una rivista che secondo me sarà una rivista importante, quindi almeno col futuro posso provare a dirlo. La rivista ha un titolo e un sottotitolo e vi spiego il motivo. Il titolo è Animal Studies e il sottotitolo è Rivista Italiana di Antispecismo. Ci sembrava utile mettere insieme queste due cose. Per un periodo abbiamo pensato di metterne una soltanto, poi abbiamo deciso di coniugare la cosa, perché gli Animal Studies oggi sono probabilmente, almeno al mio modesto avviso, il più importante campo di sviluppo dei cosiddetti critical studies, e sono anche il primo campo di studi in cui l'uomo studia qualcosa che non è se stesso. Okay? Prima si studiava sempre qualcosa che avesse a che fare più o meno con noi, quindi le donne, il gender studies, eccetera, eccetera, oppure studi che avessero a che fare con i concetti di etnia. Invece gli animal studies, già dal punto di vista della ricerca, tra l'altro gli animal studies sono un campo completamente trasversale. Questa non è una rivista di filosofia, questa non è una rivista di musica, non è una rivista di letteratura, è una rivista per gli animali. E questo secondo me già è un fattore estremamente importante. Quello che mi si potrebbe dire è, vabbè, comunque ne esistono altre riviste di questo genere, ed in effetti l'Italia è un ottimo paese per il dibattito che ha a che fare con la teoria dell'antispecismo. Faccio dei nomi: c'è la rivista di critica antispecista e Liberazione, che è una rivista che da anni ormai fa in modo più che onorevole questo mestiere; c'è la Veganzetta, che in modo un po' diverso diffonde il pensiero antispecista; recentemente è nata Musi e Muse, che è un'altra rivista sull'argomento. Allora, perché un'altra rivista? Per competere? No. Io attualmente ho a che fare, per fortuna e purtroppo, con l'università, e in Italia l'antispecismo in università non esiste, è visto come qualcosa di completamente stupido, parallelo, che non ha a che fare con la ricerca vera della filosofia e non soltanto. Quello che mi premeva fare è fare una rivista per tutti, ma che facesse entrare finalmente in modo rigoroso all'interno dell'università gli animali, non più come oggetti di pensiero, quindi l'ennesima rivista di cognizione animale, eccetera, eccetera, ma li facesse entrare come soggetti di pensiero. Cioè, in questa rivista gli animali sono i veri protagonisti. Non solo, l'altra differenza rispetto alle riviste del passato è che questa è una rivista che fa monografici, cioè sono riviste, ogni numero è dedicato a un tema differente. Il primo numero è dedicato alla natura, che secondo noi era il primo punto di partenza. Il secondo numero sarà dedicato alla scienza, il terzo numero sarà dedicato alla morte, il quarto numero sarà dedicato alla biopolitica, il quinto agli antispecismi. Abbiamo un piano dell'opera molto lungo perché abbiamo un ottimismo incredibile, speriamo di riuscirli a fare tutti. E poi ci saranno anche dei numeri, di cui ci parlerà Giovanna per l'economia e Leonora per la sperimentazione animale. E che cosa vogliamo fare? Oggi si discute tanto della definizione di antispecismo, se seguite online,
donne non soltanto, ma anche quello che avviene ai cortei, sembra difficile capire che cosa voglia dire oggi antispecismo. Si scontrano definizioni di antispecismo politico in un modo e non politico in un altro, antispecismo morale e antispecismo animalista, eccetera, eccetera. In questa rivista, come in Asinus Novus, che è il blog che in qualche modo lo origina, convivono anime estremamente differenti. Quando io e Marco Maurizi, che bisogna ringraziare perché è il curatore del primo numero e perché anche senza di lui questa rivista non ci sarebbe assolutamente, mentre se non ci fossi io la rivista probabilmente ci sarebbe lo stesso, questo, quello che abbiamo pensato è, io la penso in un modo completamente diverso da Marco su certe cose, e altri nella redazione hanno un pensiero divergente, però per la prima volta non è stata l'unione di intenti a far nascere una rivista, ma è stata la divergenza di intenti. Cioè abbiamo detto, non siamo ancora in grado di capire realmente qual è la definizione di antispecismo che più ci aggrada, però se affrontiamo tematicamente su numeri diversi temi diversi che hanno a che fare con le basi dell'antispecismo, forse alla fine di questo lungo viaggio una definizione verrà. Questo è il nostro desiderio ed è per questo che i numeri sono dedicati a temi differenti. Il primo numero è dedicato alla natura, io cerco di fare le veci di Marco, non ce la farò, però ci provo lo stesso. E quando abbiamo pensato qual è il miglior tema per cominciare, si è pensato alla natura perché, se ci pensate, la natura è la parola, il concetto più ricorrente quando ci troviamo a parlare con animalisti e non animalisti. Vi faccio un esempio: sei vegano, non è naturale. Ok, questa è una delle primissime cose che si dicono. Oppure, uccidere gli animali è naturale. Ok? E d'altro canto, tutte quelle para-argomentazioni simili che ben conosciamo. Oppure, è la natura che lo prevede. Queste tipiche frasi, che sembrano frasi che effettivamente si possono congedare con un "ma lascia stare, ma lascia perdere, guarda che è molto più complesso di quello che pensi", hanno effettivamente bisogno di un'analisi complessa, perché non è così scontato che non sia la natura davvero a prevedere che noi mangiamo gli animali, e che per esempio è il nostro essere animali culturali che ci porta a rifiutare certi dettami della natura. In fondo anche il conflitto è naturale, e la guerra, che è un'estensione del conflitto, potrebbe essere altrettanto naturale. La malattia è naturale, eppure abbiamo inventato gli ospedali dove dalla malattia si cerca di guarire, eccetera, eccetera. Dunque, tutti questi tipi di problemi avevano bisogno di essere discussi approfonditamente. Allora, quando abbiamo deciso anche di raccogliere i contributi, abbiamo pensato di affrontare il tema della natura innanzitutto in relazione al concetto di persona. Cosa vuol dire essere persone dal punto di vista naturale? Attraverso una dinamica per lo più cristiana, si pensa che le persone siano la stessa cosa degli esseri umani, e dunque solo gli umani sono persone. Tuttavia persona non significa in modo tautologico essere umano, ma significa individuo in grado di provare un certo tipo di vita e di esistenza. E da questo punto di vista anche gli animali possono rientrare, secondo l'autore che l'ha affrontato, che è Enrico Giannetto, all'interno del concetto di persona. Poi abbiamo cercato di affrontare un tema che è quello dell'essere animale. Noi siamo naturalmente animali, eppure, come sappiamo, io adesso sorvolo veloce in modo tale che poi parliamo tutti, eppure come sappiamo il nostro essere animali ha in qualche modo subito una cesura all'interno della nostra storia culturale. Noi ci siamo pensati in opposizione all'animalità e molto spesso abbiamo etichettato come animale tutto ciò che non è umano, abbiamo racchiuso tutto all'interno. Allora siamo riusciti ad avere un inedito di Slavoj Žižek, che è un filosofo che ha bisogno di poche presentazioni, che ha discusso questo problema dell'essere animale in relazione al pensiero di Jacques Derrida, che come sappiamo è stato un filosofo che ha problematizzato, seppure a mio avviso in modo parziale, il problema, e Žižek discute questo tema. E poi abbiamo fatto un dibattito su quella che è la natura anche in relazione al cosiddetto concetto di postumano, di modificazione genetica, di interazioni della scienza col campo della vita, e abbiamo avuto due ricercatori, Ferrari e Mannino, una ricercatrice e un ricercatore, che hanno discusso approfonditamente questo tema. E poi ovviamente troverete nel numero le varie recensioni, c'è Antonio Volpe che ha scritto una recensione, Rita ha scritto una recensione, c'è una recensione di Leonora a Ermanno, mi pare ci sia anche la mia recensione. Quindi abbiamo cercato di problematizzare anche attraverso letture di libri questo tipo di concetto. Ora, perché secondo me è importante
Ed è quello che abbiamo cercato di fare con il doppio progetto Asinus Novus e Animal Studies, coniugare la dimensione teorica alla dimensione pratica. Perché secondo me, e questa era un'opinione diffusa tra il gruppo con cui lavoro, quindi anche con le persone che sono qui, un attivismo cieco di fronte a quello che è la teoria che ha mosso il suo essere attivismo è un attivismo che morirà presto e che non ha nessuna ragione di esistere. D'altro canto, una filosofia o una teoria degli animali che non entra e non si sporca le mani con la realtà, quindi non diventa attivismo, è una filosofia fine a se stessa. Questa tensione è una tensione che si respira da sempre, da quando nel 1975 Peter Singer pubblica Liberazione Animale. Liberazione Animale, come la maggior parte dei libri che poi ne sono seguiti, sia di Singer che di Reagan, che degli altri antispecisti analitici, Zaki Zamir, Van der Veer, eccetera, sono dei enormi tentativi teorici di fare qualcosa, ma manca veramente quel risvolto pratico che invece è stato fatto dai cosiddetti antispecisti politici. Penso a David Hilbert, che è stato uno dei primi esponenti a sistematizzare la cosa. Eppure, questo a mio avviso, sono molto poveri dal punto di vista teorico quel genere di tentativi. Questa rivista ha la volontà, non sappiamo se ci riuscirà, di poter sognare un attivismo in grado di capire il motivo per cui è nato quel genere di attivismo, quindi cercare di comprendere perché si va in piazza, si muove la realtà sociale in un certo modo, rivendicando delle cose, perché quelle cose sono state rivendicate, argomentate da filosofi che però non sono stati in grado di attualizzarle in pratica. Questa dicotomia vogliamo finisca, e vogliamo finisca, e ci proviamo attraverso una rivista di questo tipo che nasce come costola non indipendente dal blog in cui chi ci segue, sperando che alcuni di voi qua dentro ci seguano, ha a che fare invece con un dibattito più immediato, con i commenti, come un classico blog, portale, in cui si può immediatamente discutere di determinati problemi. Una cosa di cui mi farebbe piacere discutessimo questa sera, e poi speriamo di farcela, è l'idea di antispecismo che abbiamo oggi, perché oggi è molto facile etichettarsi, ma è molto difficile capire il motivo per cui ci si è etichettati. È quasi più importante dirsi antispecisti, ecologisti, eccetera, eccetera, prima di capire il reale senso di quella parola, cioè qual è il significato, perché sono cariche di un senso storico, culturale, filosofico queste parole. Noi siamo sulle spalle di qualcuno che è venuto prima di noi e molto spesso ce ne dimentichiamo. Allora io vedo troppa gente oggi definirsi antispecista politico e non sapere niente del perché è nato un concetto del genere. Vedo gente criticare Singer e scopro che Singer non l'ha letto. Vedo gente dire che Reagan era un giusnaturalista anche quando si è letto soltanto le fasi in cui Reagan era un giuspositivista, eccetera eccetera. Ora, non è che per diventare attivisti bisogna superare un'interrogazione, questo è falso, però affinché si possa rispondere adeguatamente a tutti gli ostacoli che avremo davanti, perché come movimento non siamo ancora nati, al massimo stiamo nascendo, dobbiamo essere preparati e dobbiamo essere uniti sui punti su cui bisogna essere uniti e al limite distanti sui punti su cui bisogna essere distanti. Quello che succederà da oggi in poi, lo vedrete, è che non sarà più possibile riunirsi sotto l'unica bandiera dell'antispecismo. Gli antispecismi sono molteplici e diversi antispecismi potrebbero essere non coniugabili tra loro. Questa è una cosa che dobbiamo cominciare a capire. Io potrei essere un antispecista che pensa che si può fare a patti tra destra e sinistra per fare qualcosa, o potrei essere un antispecista che è completamente critico nei confronti dell'assetto sociale dell'esistente e non vuole avere niente a che fare con formazioni politiche di destra, eccetera eccetera. Potrei essere un antispecista che si rifà all'anarchia, potrei essere un antispecista di derivazione dall'ecologia profonda, e tutte queste cose in una stessa stanza stanno soltanto per un motivo, che è lo sguardo di quell'animale che costantemente viene massacrato. Quello che noi non ci dobbiamo dimenticare ogni volta che facciamo qualsiasi cosa è che ogni mio fare così muoiono circa 1000 animali. Questo è proprio scientificamente dimostrato. Io, da quando ho parlato, sono morti migliaia di animali. Allora, secondo me, quello che dobbiamo fare oggi è ripartire dalla morte degli animali e vedere se siamo in grado di ripartire da quello e riunirci di fronte all'obiettivo più grande che abbiamo davanti, che è quello della liberazione animale. Io credo che una rivista come questa possa aiutare in questo progetto, insieme a tutte le altre cose. E ci tengo a dire che non è né in opposizione né in
conflitto con le altre riviste che ci sono sul panorama. È diversa, e forse di questa diversità, a mio avviso, avevamo bisogno. Alla fine la palla è la patata bollente è finita qua. Beh, allora io il mio intervento sarebbe stato essenziale e molto breve, perché ovviamente non sono tra le persone che scrivono su questa rivista, ma sono un'attivista che da questa rivista e da Sinus Novus ha tratto grandissimo beneficio proprio per quello che ha appena detto Leonardo. Quindi diciamo il mio piccolo intervento è proprio in linea con quello che gli attivisti, secondo me, hanno il dovere di fare, no? Anche le polemiche che ci sono state in quest'ultimo periodo, anche le varie contraddizioni che ci troviamo ad affrontare quotidianamente, non nascono casualmente, ma sono frutto di fraintendimenti, proprio quei fraintendimenti di cui parlava Leonardo. Quindi la mia proposta, la mia richiesta, il mio appello è quello di documentarsi, informarsi, leggere, studiare, saperne sempre di più, sia su quello che riguarda quindi documentazioni di natura scientifica, quindi filosofia o quant'altro, sia anche proprio conoscere il mondo che ci circonda, no? Seguire le dinamiche delle situazioni che a noi stanno a cuore, per comprenderle e per poter farsi un'idea di quello che deve essere o dovrebbe essere un ipotetico intervento, soprattutto se abbiamo delle aspettative, degli obiettivi, dobbiamo sapere bene quali sono questi obiettivi, come li vogliamo raggiungere, e per poterlo fare è necessaria una base di partenza teorica. Non si può improvvisare, non si può andare dietro allo spontaneismo, è molto semplice insomma lanciarsi in forme di attivismo del momento, è molto più difficile invece riflettere su delle questioni che vanno analizzate da attivisti e comprendere le dinamiche del mondo che ci circonda per raggiungere il nostro obiettivo. Quindi studiamo, informiamoci e documentiamoci, perché non è vero che la filosofia o diciamo i testi scientifici di qualunque natura siano semplicemente delle chiacchiere che non hanno nulla di concreto, ma sono in realtà quello che è alla base di quello che noi come attivisti siamo in grado poi di fare e di ottenere dei risultati. Ecco. Allora, io dirò veramente solo due parole di numero, perché poi vorrei lasciare spazio al dibattito. Allora, io faccio parte della redazione di Animal Studies e anche del blog Asinus Novus, e curerò il numero su economia e animali, che dovrebbe uscire credo più o meno a novembre 2013. E ho veramente ancora poco da dire su questo numero, perché inizierò a lavorarci seriamente a partire da novembre. E diciamo che far uscire un numero di una rivista accademica scientifica su economia ed animali mi sembra al momento una sfida quasi impossibile, nel senso che non so veramente se ci riuscirò. L'economia mainstream, cioè l'economia quella che si fa oggi nelle università e che poi porta a pubblicazioni sulle riviste di prestigio che consentono poi di fare carriera ai professori, quindi quell'economia con il bollino blu, è una scienza che non solo, oddio scienza, diciamo, una pseudoscienza che non solo elimina completamente la natura dal suo scenario, ma elimina anche la storia. Nel senso che dall'economia mainstream sono esclusi tutti quegli approcci appunto storici allo studio dell'economia, di cui fa parte ovviamente anche l'approccio marxista, ma non solo. L'economia mainstream a tutt'oggi non ha ancora fatto i conti con problemi quali la crisi ecologica e l'esaurimento inevitabile delle risorse non rinnovabili, in primis il petrolio, il cui picco di consumo è già stato superato. Quindi già un economista mainstream, se uno parla di decrescita,
gli si rizzano i peli e comincia a dire no, quelli della decrescita sono ciarlatani, eccetera eccetera. Figuriamoci se uno arriva e diciamo vuole parlargli di animali. Cioè io sono convinta che il 90% dei miei colleghi che fanno economia, appunto quella standard che porta alle pubblicazioni sulle riviste di prestigio, se gli chiedo ma senti, mi scriveresti un numero sull'economia e animali, cioè mi guardano e mi chiedono scusa, puoi ripetere la domanda? Cioè sono sicura, arci convinta che sarà così, per cui sarà veramente una sfida interessante sicuramente. E tra l'altro questo che ho appena detto è anche uno dei motivi per il quale io non ho ancora scritto qualcosa su Asinus, perché da quando ho iniziato a lavorare con il blog mi interrogo, ci ragiono, ci rifletto e più ci penso più mi rendo conto che a oggi la scienza economica non offre alcun tipo di spazio a queste tematiche, ripeto, non solo gli animali ma anche solamente le tematiche che riguardano la natura e per esempio appunto approcci che puntano alla decrescita come condizione necessaria per non sostanzialmente arrivare alla catastrofe, perché poi se ci mettiamo anche ovviamente la crisi demografica che contribuisce non poco al consumo di risorse, insomma sappiamo bene in che direzione preoccupante stiamo andando. Ecco, l'economia, tutto questo per l'economia non esiste e quindi sarà effettivamente una sfida interessante e quindi insomma vi farò sapere nei prossimi mesi gli sviluppi e per il resto vabbè, io finora ho collaborato con Asinus soprattutto attraverso le interviste che ho fatto per Liberi TV, che è una TV libera gestita da volontari che mi ha chiesto di collaborare in merito appunto al tema dell'antispecismo e adesso appunto sono entrata nella redazione di Animal Studies e diciamo quindi in questo modo continuerò e proseguirò il mio attivismo che è nato molto recentemente, perché la mia conversione, chiamiamola così, risale diciamo a più o meno due anni e mezzo fa, insomma una cosa che mi ha cambiato abbastanza la vita. E poi alla fine dirò un minuto sulla terza cosa che riguarda il mio attivismo, che è la fondazione di un'associazione antispecista che avverrà domani, ma questo lo dico alla fine. E lascio la parola a Leonora che parla del suo numero. Allora, salve a tutti, io pure vi dirò due parole sul numero di cui mi occuperò, sulla sperimentazione animale, che uscirà anche questo all'incirca alla fine del 2013. La sperimentazione animale sicuramente in questo momento funziona all'interno di un paradosso, mai come adesso, e non solo perché tutto è stato un po' scombussolato dalla liberazione dei cani di Green Hill e quindi insomma tante persone che magari non si erano mai poste la questione o che neanche sapevano cosa esattamente fosse la vivisezione si sono trovate a tifare per un'azione illegale in difesa di quelle che sarebbero diventate vittime di atti violenti ma non solo per questo, la sperimentazione animale è in una situazione critica perché non è giustificabile sotto alcun punto di vista. È iniziata nel Settecento quando aveva senso quanto credeva Cartesio, cioè che l'animale fosse una sorta di macchina, che le sue grida di dolore fossero paragonabili all'ingranaggio di un orologio che non funziona bene, che quindi potessero essere trascurate, si potesse anche di fronte al fastidio e al disagio che si poteva provare di fronte ad esse, si potesse andare avanti come se nulla fosse. Adesso sappiamo che non è così e lo sappiamo per un'infinità di motivi, sappiamo che gli animali non solo sono esseri senzienti ma che sono esseri autoconsapevoli. È di recente, è stato approvato da una serie di scienziati internazionali un manifesto che richiede il riconoscimento della caratteristica dell'autoconsapevolezza per una quantità enorme di specie
tra cui il polpo, per dire quanti animali lontani dall'essere umano, e questo mette estremamente in crisi, è una sorta di rivoluzione copernicana, cioè nel senso che ciò che ci definisce umani è sempre più difficile da stabilire. E addirittura questo riconoscimento dell'autocoscienza e l'autoconsapevolezza degli animali, di tante specie animali utilizzate spessissimo nella ricerca, è emerso anche casualmente. Io ho letto una cosa che mi ha molto colpito: tantissimi esperimenti sono leciti sui macachi, perché appunto si considera che, differentemente dalle grandi scimmie, non abbiano autocoscienza perché non si riconoscono allo specchio, fanno un test che gli dipingono un puntino rosso sulla fronte e vedono se l'animale sa toccarlo e quindi riconoscere la propria immagine. Gli elefanti lo fanno, le grandi scimmie lo fanno, i macachi non lo fanno. Un giorno hanno visto un macaco che durante un esperimento utilizzava due superfici riflettenti poste una innanzi all'altra per sistemarsi i peli, o comunque si guardava, hanno visto che si riconosceva, quindi non superavano, i macachi in genere non superano quel test che secondo noi stabilisce se l'autocoscienza, cioè se il riconoscimento della propria immagine c'è o meno, eppure in un altro modo sono autoconsapevoli. E quindi un enorme problema, che probabilmente è tra le cause il fatto che la vivisezione è così nascosta, cioè non credo sia ideologico pensare che il vivisettore, perché io lo chiamo vivisettore anche quando non apre un animale ma si limita a sottoporlo a sofferenze psicologiche, non ama parlare di quello che fa, tanto che tantissime persone, io mi ricordo quando ci fu la prima manifestazione, una grossa manifestazione contro la vivisezione, quando erano, esatto, tantissime persone, tantissime, io andavo a fare delle interviste e tantissime persone mi dicevano: io credevo che la vivisezione non esistesse più, cioè le persone non lo sanno. Dopo Green Hill è successo che tantissimi sperimentatori hanno preso delle pagine di grossi giornali per difendere il loro operato, per rivendicare quello che fanno, talvolta anche con notizie false facilmente smentibili. Quindi insomma è un momento importante, un momento in cui noi dobbiamo fare cultura, in cui dobbiamo essere consapevoli degli strumenti che abbiamo, per due ragioni. La prima è perché vogliamo liberare gli animali, la seconda perché vogliamo far emergere le basi veramente fragili su cui si basano le nostre convinzioni comuni, cioè dal momento che noi sappiamo che abbiamo degli schiavi, perché sono degli schiavi, sono diversi da noi in qualcosa, ma in tante altre cose assolutamente fondamentali sono come noi, che facciamo, che cosa possiamo dire della nostra società? E quindi insomma, cioè, penso che occuparsi della sperimentazione animale sia un po', la battaglia che mi sta più a cuore, perché non so se per mia sensibilità o proprio sento che è un po' la chiave di volta di tutto. Poi questo argomento viene affrontato in tantissimi modi, c'è chi preferisce un approccio esclusivamente etico e ritiene che le ragioni scientifiche non debbano proprio essere considerate, chi invece ritiene che sia necessario fare un discorso più pragmatico e che quindi di fronte appunto al confronto con persone che hanno parenti malati, che si trovano in situazioni legittimamente di non lucidità, sia giusto offrire delle alternative quando queste ci sono, perché ad esempio a me ha colpito il fatto che questa autodifesa da parte degli sperimentatori di animali che c'è stata in questo ultimo periodo fosse sulla base di fatti smentibili, anche facilmente smentibili. Allora perché Garattini fa sempre gli stessi esempi, perché non ci dite qualche cosa di più? Quindi una volta ho telefonato all'istituto della Montalcini per sapere tutte le ricerche di Rita Levi Montalcini a cosa hanno portato di recente in termini terapeutici, non mi è stata data una risposta. Quindi insomma probabilmente non è in assoluto giusto utilizzare argomenti scientifici, però penso, io sono giornalista, trovo interessante anche affrontare questo aspetto, anche per un discorso proprio di onestà nei confronti di tutti quanti. Allora passo la parola a Rita.
Allora, io vorrei fare davvero una breve riflessione, perché hanno già detto, insomma, hanno già affrontato diversi argomenti importanti loro. E una riflessione che rivolgo qui a tutti voi, perché vi immagino tutti impegnati nella liberazione animale, tutti quindi antispecisti, animalisti. E vedo spesso ci si scoraggia quando appunto si nota che i nostri sforzi non solo vengono, cioè non solo non ottengono poi i risultati che vorremmo, ma sono anche derisi dalla comunità, dall'opinione pubblica, dalla maggior parte delle persone. Allora, è vero, come ha detto Leonardo, che noi siamo agli inizi di questo percorso, di questa che io chiamerei una vera seconda rivoluzione copernicana, perché si tratta di spodestare, di costruire questa visione antropocentrica per mettere l'uomo in mezzo agli altri animali, quindi per appunto spodestare l'antropocentrismo. È una vera rivoluzione di pensiero, difficile da digerire, da metabolizzare dalla maggior parte delle persone, proprio perché ci sono secoli e secoli di cultura alle spalle in cui l'uomo è stato considerato qualcosa di diverso rispetto agli altri animali. E quindi, voglio dire, siamo agli inizi, però noto, ho la percezione che siamo sulla strada giusta. Perché? Perché finalmente nei media ufficiali, mainstream, ci stanno combattendo, ci stanno attaccando, e soprattutto riguardo la sperimentazione animale stanno sorgendo tante pagine Facebook e associazioni di persone che la sostengono. Ora, per quanto questo possa essere frustrante, possa essere, ci fa arrabbiare, perché sappiamo, no, conosciamo l'ingiustizia che c'è dietro, dall'altra invece ci deve incoraggiare, perché questo significa che finalmente qualcuno ci sta ascoltando, significa che finalmente siamo passati dallo stadio del ridicolo a quello del dibattito. Sul frontespizio dei diritti animali di Tom Regan, che è il primo libro che io ho letto sull'antispecismo, è quello che dal giorno alla notte, ma forse c'erano già dei prodromi in me, insomma, mi ha fatto diventare vegetariana, poi vegana, eccetera. C'è questa frase di un filosofo economista che si chiama Stuart Mills, e dice: tutte le grandi rivoluzioni affrontano inevitabilmente tre stadi: quello del ridicolo, quello del dibattito, infine quello dell'accettazione e accoglimento. Io credo che per l'antispecismo oggi siamo arrivati non proprio al pieno stadio del dibattito, ma ci stiamo entrando. E il fatto che le istituzioni, i media ufficiali e le grosse lobbies di potere si stanno attivando per contrastarci è un segno positivo, anche se frustrante, anche se all'inizio ci può far scoraggiare. Chiudo, ecco, dicendo che appunto Animal Studies, questa rivista, è quindi necessaria, diventa, ecco, anch'essa necessaria, perché darà un contributo, perché riuscirà, sperando che riesca ad essere divulgata non solo in ambiti strettamente antispecisti o l'università, ma anche ad avere una diffusione un po' più capillare, in cui sperando che l'antispecismo possa uscire da quella nicchia in cui è attualmente collocato e possa venire diffuso e accolto anche in, diciamo, in altri ambienti. Basta, non so se volete fare delle domande voi a chi... ripasso la parola a Leonardo. Adesso vi comprate la rivista e ve ne andate, funziona così. Lasciate i soldi e ve ne andate. No, vabbè, magari, cioè, quello che possiamo fare, secondo me, è tornare minimamente al tema del numero e cercare di fare un dibattito tutti insieme, sperando che qualcuno di voi abbia voglia di chiacchierare un po' sul tema. Quindi magari possiamo un po' discutere del tema che viene attraversato trasversalmente sul numero, che è quello di natura, come vi dicevo prima. E se prenderete la rivista, se l'avete vista, se non la comprate ma vi guardate la copertina, eccetera, vedrete che il titolo è Politiche della natura. E quello che dice Marco nell'editoriale è che la definizione di natura oggi è
passa attraverso una definizione politica della natura, perché sembra poco, ma rivendicare che cosa sia naturale e che cosa non lo sia, che cosa è natura e che cosa non lo è, significa anche rivendicare tutta una serie di diritti, di concetti, di cose che poi permettono a uno status quo di nobilitarsi oppure no. Non ho capito. È scaricabile da internet. No, la rivista non è scaricabile da internet. Pensiamo di mettere online i pezzi più significativi. Quindi magari noi abbiamo, nasciamo già come progetto online. Nasinus Novus è tutto online, è tutto gratuito. Per motivi ovvi, editoriali, anche hanno a che fare con cose banali che vi potete immaginare. Se mettessimo la rivista completamente online, Non se la comprerebbe più nessuno e non esisterebbe più la rivista. Siccome la rivista non serve a guadagnare dei soldi, ma affinché possa entrare all'interno delle università, soprattutto delle biblioteche universitarie eccetera, serve che rimanga qualcosa di fisico, di cartaceo all'interno dei dipartimenti, in modo tale che tutto a caso qualcuno voglia fare una tesi che ha a che fare con questi concetti, se la trovi e si aprano, chissà, magari dei corridoi eccetera. Ovviamente noi speriamo che l'editore diventi ricco con questa rivista, però questo mi sembra una speranza che è ancora un po' troppo presto per realizzarsi. Comunque vi dicevo che secondo me e secondo Marco, che ha voluto curare il numero sulla natura, oggi decidere che cosa sia naturale o no, che cosa voglia dire parlare di natura e di contro natura, significa anche aprire degli spiragli per nobilitare o meno tutta una serie di pratiche che oggi noi conosciamo. Se ci pensiamo, quello che, a cui noi ci opponiamo oggi come antispecismo non è una semplice opposizione al fatto che vengano mangiati gli animali o che vengano utilizzati per i vari scopi, ricerca, divertimento, alimentazione e vestiario, ma è un qualcosa di molto più ampio, cioè noi ci opponiamo a un sistema economico, politico, culturale che fa dell'animale una cosa. Questo è molto di più che una questione dietetica che abbia a che fare col mio essere vegano o non esserlo, col mio avere delle scarpe che sembrano pelle ma non lo sono, eccetera, eccetera. Perché quello avrebbe a che fare con la componente individuale, con la componente delle scelte del singolo, eccetera. Quello che noi vogliamo è dire che lo status quo, quindi sia inteso come istituzionalizzato, sia come sentire comune, è qualcosa che va completamente ribaltato, perché ha nelle sue fondamenta lo sfruttamento dell'individuo, dell'animalità. Non a caso è nota ormai quella descrizione che fa Horkheimer, il cosiddetto grattacielo, in cui ci sono gli animali che crepano a milioni sotto quello che è l'edificio capitalista, che in qualche modo è anch'esso costruito a piramide, ma che ha sotto quello che già sembra il fondamento della miseria, quindi gli uomini, lui diceva allora, larghi territori dei Balcani sono una camera di tortura, in India, in Cina, in Africa la miseria di massa supera ogni immaginazione. Uno penserebbe che lì c'è tutto, mentre sottoterra, ci dice lui, nei scantinati ci sono gli animali non umani, il cui il sudore, il sangue, la disperazione è quello che effettivamente noi non vediamo, è il sommerso della società. Allora, questo numero analizza in modo completamente trasversale il concetto di natura, e le domande che noi oggi ci dobbiamo fare, e di cui se volete possiamo cercare di discutere tutti insieme, perché pratica di buon uso della filosofia è farsi più domande che risposte, nel senso che se io avessi le risposte per le domande che ci siamo fatti probabilmente sarei l'uomo più felice del mondo, non ce le ho, e cercare di capire qual è la definizione di natura e se la natura è qualcosa di definibile, forse bisogna sganciarsi anche dalla possibilità di definire qualcosa del genere. Se di natura noi pensiamo di aver afferrato una entità comune, oppure se natura, come molti termini di questo genere, è polisemica di per sé, cioè può significare la natura di un individuo, può significare la natura come il complesso di viventi che hanno a che fare con il nostro mondo ambiente, può significare la naturalezza come ciò che viene spontaneo fare, eccetera. Queste domande sembrano sconnesse dall'ambiente antispecista, ma come vi dicevo prima durante l'introduzione sono fondamentali, perché oggi noi dobbiamo difenderci, ma veramente, da quello che è uno Stato che rivendica la naturalezza quando conviene e la non naturalezza quando non conviene. Il nostro è uno Stato completamente schizofrenico. Adesso non sto parlando dell'Italia, come Stato ovviamente parlo di qualcosa di più ampio, cioè un insieme di cose che continua a rivendicare la
naturalezza del, adesso la metto proprio sul dibattito più terra terra, la naturalezza del matrimonio eterosessuale e la innaturalezza del matrimonio omosessuale, che continua a pensare che sia naturale che un prete vada a inculare un bambino chissà dove e chissà perché, ma continua a pensare innaturale che due persone dello stesso sesso che si amano e si rispettano non possano adottare un bambino. Allora, l'antispecismo è, a mio avviso, la più radicale di queste rivendicazioni. Ripensare la natura a partire dalla nostra preoccupazione per gli animali significa in realtà ripensare il nostro ruolo in questo mondo e il ruolo che in futuro vogliamo abbia questo stesso mondo per chi verrà dopo. Allora, e qui vorrei sapere quasi subito se qualcuno di voi ha già voglia di dire qualcosa, o se per esempio Antonio ha recensito un bel libro, Addio alla natura, poi magari ha guardato male, però ha fatto una bellissima recensione, magari ci rende partecipi. Se qualcuno ha voglia di dire qualcosa già a partire dalla propria esperienza personale sul campo, come attivista o come quello che è, su quanto sia difficile scontrarsi con questo problema della natura, su questa rivendicazione politica della natura, su questa presunta normalità dell'etichettare come naturale soltanto le cose che ci conviene fare, che pensiamo sia giusto fare, come non naturale tutto il resto. Cioè, questo è il libro di cui io condivido molto poco, ma che ormai è diventato molto famoso e che ho dovuto studiare perché dovrò introdurre l'autrice a Pordenone tra un po', che è di Melanie Joy, che si chiama Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali, indossiamo le mucche, in cui lei parla delle tre N, non so se qualcuno di voi l'ha letto, normalità, una delle N ovviamente è la naturalezza, e lei dice: dal punto di vista psicologico la naturalezza è una delle cose più difficili da sfaldare, perché noi nasciamo in un sistema in cui è assolutamente normale avere le cose che abbiamo, e per quanto una volta passati dall'altro lato, cioè il nostro per intenderci, ci sembra assolutamente innaturale, è difficile far capire, è veramente difficile, e una delle cose che facciamo subito come attivisti è perdere la pazienza che ci caratterizzava quando eravamo dall'altro lato. Io non sono nato antispecista, non sono nato vegano, e per gran parte della mia vita, la maggior parte della mia vita, ho ritenuto naturale fare tutto ciò per cui oggi mi batto venga abolito. Per cui adottare, comprendere delle strategie che ci permettano di far comprendere i confini di questa entità che è la natura, eccetera eccetera, può servire come a un antispecismo che verrà. Non solo, può anche servire a comprendere anche che non tutto ciò che è naturale è buono, e non tutto ciò che non naturale non è buono. Soprattutto ci può anche abituare a comprendere che non è detto che esistano realmente cose naturali come l'abbiamo sempre inteso, oppure ci può abituare a far convivere opinioni differenti ma che comunque si ritrovano in un certo obiettivo. Vi faccio un esempio: io penso, nota di colore, che esista la natura umana, altre persone, compreso Marco, pensano che non esista nulla di tutto ciò. Tuttavia, questa nostra opposizione non ci ha portato a dirci: vabbè, tu te ne vai a destra e me a sinistra e tanti saluti. Abbiamo cercato comunque di comprendere se dal punto di vista della problematizzazione si potesse arrivare a un qualcosa di comune. È questo che secondo me bisogna fare oggi: riflettere su dei concetti che abbiamo sempre dato per scontati e vedere quanto e fino a che punto ci possono tornare utili. Tu, Antonio, vuoi dire qualcosa sulla, visto che ti sei avvicinato, oppure no? Stavo andando a fumare una sigaretta, però mi hai fermato. Ma ha bloccato, per cui no, vabbè. No, altro che sembra più fatto una scala di potere. No, infatti io sono il più miserabile qua. Cioè, va benissimo. Vabbè, non so se dirò delle cose sensate, però provo a buttarle lì. Non farmi parlare del libro di Marrone, perché è veramente, cioè, se volete leggervi la recensione, cioè, vi dà un'idea di quanto sia intollerabile, cioè proprio insopportabile da leggere quel libro, per cui vabbè, magari ne parlo a passant. Vabbè, io, a differenza di lui, non credo che esista una natura umana, e credo che il concetto di natura in generale, a parte alcuni significati a cui diamo al termine natura, come per esempio la pluralità delle specie in un mondo ambiente in cui l'uomo è incluso, a parte pochi significati di natura come questo, sia un
un non concetto, ma è ancora come dire indulgente definire un concetto quello di natura. Il problema è che il punto è che in realtà la natura è la produzione storicamente data. Infatti la natura cambia sempre, cioè la natura delle cose, la natura dell'uomo, la natura di tutto ciò che non è umano, compresi gli animali non umani, cambiano storicamente. Questo forse mi avvicina un po' a Marco Maurizi, anche se io non sono marxista. Il divenire storico del concetto di natura pone un problema ovvio, no? Cioè, come mai riusciamo a produrre così tanti concetti di natura senza metterci d'accordo né temporalmente, cioè né attraverso la storia né sincronicamente? Sono sicuro che qua dentro nessuno ha la stessa idea di natura che ha quello che ha di fianco, la persona che ha di fianco. Allora, la mia idea è che la natura sia l'effetto di una serie di coaguli di manipolazione del potere, sostanzialmente, cioè nel senso che ciò che chiamiamo naturale è ciò che il potere, che però il potere non è qualcosa di, come dire, concepibile in modo semplicemente verticale, cioè qualcosa che sta sopra, lo Stato, i banchieri, eccetera, producono per giustificare ideologicamente l'esistente o per produrlo. L'idea di natura che aveva Hitler è servita a produrre un progetto che passava per lo sterminio, ma non era solo un progetto di sterminio, era un progetto di come dire, invenzione di un nuovo uomo. E visto che un certo Michel Foucault disse che l'uomo è un'invenzione moderna, questa cosa della natura diventa interessante, nel senso l'uomo, la natura dell'uomo, noi parliamo sempre della natura dell'uomo, per esempio qua siamo molti, probabilmente qua si definiscono vegan immaginando che la natura umana sia, come dire, non carnivora, frugivora, proprio anche per la struttura fisica anatomica dell'uomo. Ho partecipato a tanti dibattiti in cui si dice: ah, l'uomo non c'ha i canini, c'ha i canini finti, c'ha l'intestino lungo, eccetera eccetera. Questo mi sembra semplicemente un ribaltamento che serve a poco del discorso dei carnivori, degli onnivori, che dicono no, l'uomo è predatore, bla bla bla. Secondo me non se ne viene fuori, oppure, cioè, ribaltando semplicemente una tesi. Quello che volevo dire in tutto questo delirio è sostanzialmente che l'uomo e la natura umana, come direbbe Foucault, ma come ha ripetuto Derrida, è l'effetto di una serie di assoggettamenti sacrificali, in cui, facciamo esempi molto semplici, il nero è sacrificato al bianco, il selvaggio al civilizzato, la donna all'uomo. Ciò che noi consideriamo naturale è l'effetto di questi processi, che sono processi di potere, ma non semplicemente manipolazioni dall'alto, cioè sono processi in cui il potere va considerato come qualcosa che innerva tutte le relazioni sociali. Adesso qua mi ammazzano. È questo prodotto, sostanzialmente. E secondo me noi ci dobbiamo proprio liberare il più possibile dell'idea di natura, cioè arrivare a dire che è più naturale non uccidere gli animali piuttosto che sia più naturale, a me francamente non mi interessa molto. Mi interessa di più dire che è etico e che è giusto politicamente. Dire che è naturale essere vegani, sinceramente, ripeto, non mi interessa molto. Mi interessa che si possa affermare con argomenti un po' solidi, e ci sono, che questo sia etico.
la natura è un gran casino, cioè nel senso che la natura è un concetto che utilizziamo noi, come lo utilizza il Vaticano, come lo utilizzano gli economisti neoliberisti, ovviamente, nel senso, riempiendo quella parola con concetti diversi. Il problema è che secondo me sarebbe ora di liberarsi di questa parola. Adesso che vi ho massacrato, scusate, no, mi tolgo dalle palle più che altro, scusatemi. Ma io avrei una domanda per Antonio, però. Avrei una domanda, però, cioè, te la faccio, poi vai a fumare, poi tranquillo. Mi è venuto in mente, non è che il concetto di natura esiste solo perché abbiamo inventato l'opposto di natura, che sarebbe la cultura? Cioè, non è che esiste la natura solo perché esiste questa dicotomia, questa opposizione natura-cultura, che poi alla fine, diciamo, è una distinzione un po' fittizia, perché tutto è natura. Domanda così, estemporanea. A tutti, però diciamo a te, perché lui è stato l'ultimo a parlare, ma insomma era una domanda a te. Secondo me è un'interpretazione possibile, cioè la natura si può anche... Ne hai bisogno, sei potente. Si può anche dire che la natura nasce nel momento in cui l'uomo si cava fuori da quello che chiamiamo natura, chiamiamola physis, come la chiamavano i greci, e che Heidegger dice no, non è natura, è venire alla presenza di una roba che non c'entra un cazzo e che noi non ci ricordiamo più. Può essere quello il momento, cioè il momento in cui l'uomo si tira fuori da un mondo, da un cosmos, e lo definisce in modo oggettuale, no? Ok? E questo è un motivo in più per liberarsi di questa roba. Rispondi anche tu. No, io non so rispondere. Invece se qualcuno vuole dire qualcosa, provare a fare qualche domanda, qualche uomo coraggioso che rompa il ghiaccio. Sì, io ho detto un sacco di cazzate in realtà, cioè... No, vabbè, ma lascialo dire a loro, però. No, ma conoscenza e potere, io metterei un numero scaricabile da internet, magari sono i primi numeri almeno, perché... lì c'è l'editore, però regaliamo i giornali, molti giornali si possono comprare anche la versione digitale, quindi magari non uno con la lista digitale, ma qua 4 euro. Ezio, che dici tu? No, perché c'è anche... A posto così, vabbè, si può fare, no, ci pensiamo. E chiameremo Conoscenza e Potere, la piattaforma online da cui si può scaricare. E qualcuno ha qualche domanda non sulla rivista, su qualche cosa di quello che è stato detto, per Barbara, per Rita, per Giovanna? Vorrei chiedere io. È il fidanzato di Rita, così. È fatta apposta. Il suo maggior problema anche. Allora, io vengo da una formazione giuridica, buonasera. E niente, ci hanno insegnato all'università che c'è la Grundnorm di Kelsen, che è la norma fondamentale che in qualche maniera fa luogo del patto sociale, e ci dice che gli uomini nello stato di natura non erano buoni, ma erano sostanzialmente degli animali, come ancora oggi noi sosteniamo che sono degli animali, ma se ne parliamo con i cattolici, assolutamente quelli ci saltano addosso. Allora, da questa considerazione della Grundnorm si è elaborata tutta una questione del diritto positivo, cioè del diritto che viene posto e che in qualche maniera regola tutti gli aspetti della nostra esistenza. Questo qua è in contrasto con uno stato naturale come noi intendiamo lo stesso. Allora, la mia domanda è molto semplice. Noi sappiamo che esistono le cosiddette rotture costituzionali, che sono quelle che portano un sistema a traghettare verso un altro e che vengono fatte non seguendo le leggi, ma proprio rompendo le leggi esistenti. Noi che cosa abbiamo da dire sotto questo profilo? Cioè, noi dobbiamo seguire con dei mezzi che sono dei mezzi della legge
perseguire lo scopo che facciamo, o dobbiamo comunque, come è stato nel caso di Green Hill, in cui si sono questi due aspetti mirabilmente uniti, cioè da una parte tutti noi plaudiamo a quegli attivisti che hanno preso i cani e li hanno portati via con la polizia che stava all'accanto e non faceva nulla, da un'altra parte plaudiamo anche al pubblico ministero che ha disposto il sequestro della struttura di Green Hill e ci ha detto allora questa struttura non è in regola secondo le leggi vigenti, dobbiamo seguire queste norme o non le dobbiamo seguire? E questo si riferisce a quello che diceva prima il dottor Caffo, Leonardo, va bene? Quello che ha detto Leonardo prima, che lo Stato quando gli fa comodo ci dice che certe cose sono lecite, quando non gli fa comodo dice che non ci sono lecite, quando noi andiamo e al semaforo qualcuno ci taglia la strada, il primo impulso che abbiamo è quello di andare lì e dargli quelli che a Roma si chiamano i pizzoni. Poi naturalmente Leonardo, che comunque è una persona che mi sembra esperto di arti marziali, può farlo con maggior successo del cittadino comune, ma naturalmente abbiamo comunque una legge che ci dice che questo è sbagliato. Allora, quindi la domanda è chiarissima. Allora, è anche difficile rispondere alla tua domanda. Guarda, magari questa ce la dividiamo io e Leonora, se è d'accordo, nel senso che io magari ti rispondo sulla parte più iniziale, su Green Hill magari faccio rispondere più loro, che sicuramente sono più ferrati di me. La versione che tu hai detto insegnano nelle università è una delle versioni che si insegna nei corsi di filosofia del diritto, ma non è l'unica, nel senso che uno potrebbe prendere per buona la versione appunto alla Hobbes, per intenderci, dello stato di natura, dell'uomo omini lupus, per cui unirsi insieme a quella funzione di salvaguardarsi dal fatto che chiunque ti può sparare quando tu prendi l'angolo sbagliato della strada, e che quindi si rinuncia, eccetera. E questa da alcuni è stata definita una visione della psicologia evoluzionistica in auge, cioè il paradigma che poi la psicologia evoluzionistica ha in parte adottato, mentre ci sono paradigmi completamente opposti, io sto da questo lato, non da quello, che ritengono che l'umano sia molto più buono che cattivo, di come ce lo raccontava Hobbes, e che in realtà ci sia una cooperazione sociale molto più spontanea di quello che pensiamo. Tutto ciò sempre se si accetta il fatto che esista qualcosa che abbia a che fare con la natura. Va detto, la maggior parte dei filosofi lo accettano, cioè anche i filosofi che criticano l'idea di natura lo fanno perché pensano di trovarne un'altra, cioè decostruire significa trovare qualcosa, se no non andavi da nessuna parte. Quindi è ovvio che però, per arrivare al secondo punto, poi lascio la parola a loro, se noi dovessimo agire solo e soltanto con le norme che ci sono adesso, non potremmo andare da nessuna parte, perché le nostre norme sono per loro essenza speciste, no? C'è anche il codice della tutela dei diritti degli animali, uno degli articoli del codice penale dice che qua correggimi tu se sbaglio, perché probabilmente lo sai meglio di me, che è vietato uccidere e maltrattare gli animali, eccetera. 189 senza motivo. È chiaro che lì non solo quella cosa non l'ha scritta un filosofo, ma l'ha scritta un beota probabilmente, perché il motivo non necessario uno lo può addurre soltanto se non ha idea di che cosa voglia dire necessità dal punto di vista reale. Cioè, se necessario vuol dire nel linguaggio ordinario e non soltanto in quello tecnico una cosa che è così e non ci può essere nessun altro caso che non sia così, cioè è uno dei stati di cose necessarie del mondo, cioè il sale cloruro di sodio è necessario, ma io posso mangiare la bistecca o altro ed è una possibilità, se io faccio una delle due cose è una contingenza, non ha niente a che fare con la necessità. Questa è una forzatura dell'intelligenza dell'essere umano che arriva a fare una cosa del genere, per cui è ovvio che se noi ci pappassimo le leggi speciste che abbiamo rimarremmo specisti. Tuttavia, come tu facevi notare, bisogna prendere ciò che si può dalle leggi che attualmente abbiamo per forzarle dall'interno e lavorare sul
paralegale per ottenere qualcosa, qualora si assuma che effettivamente un progresso reale per gli animali possa avvenire a spizzichi e bocconi in questo modo, aspettando che un paio di mesi dopo vengano dissequestrate le cose che ti hanno sequestrato due mesi prima. Perciò, se questo lo riteniamo un progresso, è soltanto per fare contenta Brambilla e seguaci, quel genere di mese lì. Ma questo è chiaro, fino a quando non si eliminano le condizioni di possibilità affinché una cosa possa avvenire, quella cosa continuerà ad avvenire. Noi possiamo chiudere uno zoo, ma se non è nessuna conquista, è una conquista per quegli animali lì, forse se li salvano, ma gli zoo continueranno a esistere, perché continuerà a esistere una mentalità specista che guarda gli animali come cose, come oggetti, esattamente come avveniva, come c'era la mentalità schiavista che guardava il nero come cosa, la mentalità fascista che guardava la donna, Mussolini, Docet, come una che doveva stare a casa, portare le corna e non rompere le balle. Fino a quando non si scardina quel meccanismo lì, le donne restano a casa e portano le corna, gli animali restano allo zoo e gli schiavi restano piegati. Non c'è altro da fare, secondo me. Solo proprio due parole. Noi partiamo dall'idea che cioè ci appare evidente che la legge morale non coincide con la legge in vigore. Nel caso di Green Hill, questa cosa è avvenuta a livello un po' più generale, cioè è stato fatto un atto illegale che è stato applaudito e ha coinvolto tantissime persone. Poi tu dici quello che poi ha fatto il giudice, però avrebbe potuto farlo anche prima in realtà. Però guarda caso l'ha fatto dopo l'azione illegale che ha avuto così tanto risalto. Quindi insomma è molto, cioè, molto vago il discorso, anche perché ad esempio la legge riconosce gli animali come esseri senzienti, però poi altrove dà come eccezione la pressoché totalità degli ambiti nei quali gli animali vengono utilizzati. Quindi c'è una enorme contraddizione all'interno della legge, e appunto anche lì il nostro scopo è far emergere questo fatto, cioè far emergere questa contraddizione in modo che sia incontestabile, anche perché già lo è, ma che, cioè, se ne parli e quindi sia evidente. Puoi dire qualcosa? Volevo aggiungere una cosa. Io ho sposato appieno la teoria dell'antispecismo politico, quindi sono fermamente convinta che lo specismo sia una prassi di sfruttamento del vivente che si è andata a strutturare nel corso dei secoli, a partire da un certo periodo della storia in poi. E chiaramente, quando si dico sfruttamento del vivente, intendo tutti, sia gli animali umani che non umani. Ora, partendo da questa premessa, è ovvio che se noi non decostruiamo, come ha detto Leonardo, le basi, no? Ciò che tiene in piedi questa struttura, non possiamo neanche arrivare a risultati ragguardevoli. Mi domandavo in questi giorni, oggi ci ho scritto anche due righe sull'ultimo articolo su Asinus Novus, se non sia invece il caso di considerare come significative anche delle vittorie parziali. Cioè, mi spiego, è vero che la chiusura di Green Hill o della singola ditta, azienda, non so, che produce il foie gras piuttosto che le pellicce, non smantella la radice, dice il sistema di sfruttamento, che è qualcosa di molto più complesso e di molto più pervasivo. Però è anche vero che secondo noi il circolo ermeneutico si potrebbe arrivare ermeneutico. Allora, per il circolo ermeneutico si intende, nell'interpretazione dei testi di qualsiasi tipo, sia letterari, che insomma inizialmente l'ermeneutica veniva applicata all'interpretazione dei testi sacri, poi si è estesa ai testi anche di altra natura, e si intende la comprensione, cioè si intende quel sistema, procedimento che procede dalla comprensione di una singola parte per arrivare poi alla comprensione del tutto, e quindi si verrebbe a instaurare una sorta di sinergia, per cui
noi per comprendere una parte di un testo dobbiamo avere una visione complessiva dell'intera opera, anche superficiale, e però allo stesso tempo questa visione, diciamo, dell'opera nella sua interezza ci è restituita meglio se riusciamo ad analizzare le singole parti. Ora mi rendo conto che tutto questo dice che c'entra con l'animalismo. La mia analogia è: si può partire da una liberazione parziale o una comprensione parziale del problema, non so, il singolo, no? Che magari non ha tanta consapevolezza di cosa sia lo sfruttamento, però ha una sensibilità verso una minima apertura verso quelle come posso dire, verso quelle pratiche che maggiormente suscitano scalpore nel suo immaginario. Da lì magari può arrivare a comprendere il tutto, a comprendere l'enormità. E così allo stesso modo una liberazione parziale può arrivare a instaurare un circolo, a cambiare la mentalità della gente, delle persone, per cui si comprende l'importanza di procedere anche oltre. È ovvio che questo non è, cioè, come dire, non è una risposta, non è la verità, però poiché non è stata ancora elaborata una strategia utile per arrivare a questa, a decostruire lo sfruttamento del vivente, perché non provare comunque tante strategie, quindi mettere insieme anche l'attivismo, il singolo presidio contro la singola pratica, che sì, non risolve il problema nel suo complesso, però magari lo problematizza, magari crea un, come dire, un focus d'attenzione, e quindi da lì l'opinione pubblica può essere maggiormente sensibilizzata. Non so, è una domanda che mi faccio. Secondo me è giusto il ragionamento di Rita. Sì. No, volevo solo fare un appunto su quello che ha detto Rita adesso, perché secondo me è giusto, perché noi tendiamo a pensare, diciamo, a giudicare poco valida una strategia graduale, perché tendiamo a pensarla in modo lineare, cioè ci sono 250.000 laboratori di vivisezione, con la strategia graduale dobbiamo chiuderli uno a uno, e ci sembra una cosa infinita e assolutamente inutile, ma non teniamo conto delle, in economia si direbbe, delle esternalità positive che ogni singolo evento di chiusura o liberazione ha sul sistema. Cioè ogni evento ha delle ricadute positive, nel senso che fa aumentare la consapevolezza presso l'opinione pubblica, che poi si estende non solo, che ne so, a quel singolo allevamento, ma si estende ad altre forme di sfruttamento animale, per cui ogni singolo evento in realtà ha delle ricadute che fanno sì che il processo possa a un certo punto essere non più lineare ma esponenziale. Cioè si potrebbe arrivare, non è detto ovviamente, diciamo è una possibilità, però si potrebbe arrivare che a un certo punto c'è come una reazione a catena, e invece di chiuderne uno alla volta se ne chiudono 10 alla volta, 20 alla volta, e dai laboratori di vivisezione si passa agli allevamenti e così via. È una possibilità, naturalmente non è detto che si verifichi, però bisogna tenere conto delle ricadute positive che ogni singolo evento ha, diciamo, sugli eventi futuri. Eccoci, chi c'era già l'altra volta sa che io sono un po' in difficoltà in questi casi, perché io mi ritengo a tutti gli effetti un antispecista, sono vegetariano da diversi anni e vegano, sto tentando di essere vegano da diverso tempo con le difficoltà del caso, però ho questa cosa tremenda che sono cattolico, e io ritengo che... è proprio tremenda, nel senso mi sento proprio fuori luogo, perché sento che c'è qualcuno ritiene, viene accusato qualcuno di ritenere che i preti si incurano, i bambini facciano bene, mentre non ho mai sentito queste cose, però scopro che probabilmente nella chiesa c'è anche chi pensa che facciano bene, lo scopro adesso. Comunque leggo, insomma, fuori la religione dalla scuola, sento, insomma, che il discorso è molto impostato su un tipo di antispecismo. Allora io, senza entrare troppo nel merito della questione, mi domando una cosa e ve la domando a voi: noi rischiamo, in un momento in cui credo che sia condivisibile da tutti, siamo in una guerra, perché mentre noi stiamo qui a parlare tranquillamente al caldo, comunque c'è qualcuno che sta morendo in questi stessi istanti, e sono tanti. Allora ci troviamo in una situazione nella quale forse non è il tempo di dividerci, non possiamo perdere tempo a identificare le differenze tra l'antispecista cattolico, quello non cattolico, quello che individua
una lettura marxista all'interno del cattolicesimo, tutti discorsi per carità molto interessanti, anche molto, sento anche molto trattati in maniera molto profonda, però temo che come i romani usavano conquistare i popoli nemici fomentando le divisioni interne agli stessi, si stia facendo la stessa cosa con noi. So che esistono grandi divisioni all'interno del mondo antispecista, del mondo animalista come li vogliamo chiamare, vari mondi. Credo che questo sia deleterio. L'attenzione mediatica portata dalla brambilla sulla questione di Green Hill ha di fatto aiutato a liberare un certo numero di individui. Questo è un dato di fatto, a prescindere da come la vogliamo intendere o da che persona sia la brambilla a casa sua, non ce ne frega niente. Di fatto degli individui animali non umani sono stati liberati grazie anche all'attenzione mediatica che ha portata da un deputato di qualunque schieramento che si è preso in carico la questione. Quindi io penso che un risultato in quel caso sia stato positivo. Non credo che sia da condannare la attività di qualcuno che la pensa diversamente da noi per quanto riguarda le dinamiche umane. Siamo tutti quanti d'accordo sul fatto che siamo in una guerra, siamo tutti quanti d'accordo sul fatto che l'animale umano in questo caso opprime, tortura e tenta anche la distruzione in alcuni casi dell'animale non umano, siamo d'accordo sul fatto che questo è male, quindi crediamo in un'idea di bene o di male, già questo è un buon inizio, siamo d'accordo sul fatto che dobbiamo fermare con ogni mezzo, magari con ogni mezzo ci sarebbe da discutere, però io sarei già per l'idea che di fermarli, ciascuno trova il suo di mezzo, ma ritengo che sia fondamentale un momento di interruzione di tutto questo autolesionismo che sta portando una frammentazione esagerata, che forse io posso andare a chiesa e qualcuno qua può ritenere i preti la causa del male nel mondo, entrambi possiamo comunque non uccidere e fare in modo che domani magari qualcuno muoia, qualcuno esca da quelle gabbie, credo che tutto questo possa essere positivo, soprattutto nella misura in cui sento parlare di natura umana, io credo sia, o di natura in genere, concetto di natura, io credo sia molto innaturale uccidere, io credo nella natura, credo esista un diritto di natura, credo esista un giusto e uno sbagliato a questo mondo e credo sia sbagliato uccidere, non ci trovo nulla di contraddittorio in questo, credo sia sbagliato il dominio che l'uomo applica nei confronti dell'animale. Perché? Perché esiste un bene e esiste un male, esiste un diritto di natura che noi dobbiamo rispettare, quindi non credo che sia all'atto pratico, al di là delle mille parole che possiamo metterci, una differenza sostanziale. E concludo lanciando una piccola provocazione: fosse che tutto questo discorso nasconde al suo interno un briciolo di antropocentrismo, noi accusiamo la Chiesa Cattolica di antropocentrismo, forse l'antropocentrismo più che una scelta è un fatto, perché noi continuiamo a considerare il mondo secondo categorie umane, continuiamo a inserirci il dominio dei negri in Africa, del fascista che diceva la donna doveva portare corna, eccetera, continuiamo a perderci in mentalità, in categorie, in ragionamenti umani, politici, partitici a volte addirittura, e ci dimentichiamo del fatto che nel frattempo là fuori sta succedendo tutto quello che sta succedendo. Quindi credo che bisogna mettere da parte questi discorsi, farli oppure farceli chiacchierando davanti a una birra, per insomma non farne motivo di divisione, rimandarli a quando tutte le gabbie saranno aperte e saranno vuote. A quel punto potremo parlare di tutto quello che volete. Grazie. Ti rispondo. Ti rispondo io perché magari stupendo ci troviamo d'accordo praticamente su tutto quello che hai detto tranne che sui preti, però per il resto siamo abbastanza d'accordo e ovviamente ci sono molte anime dell'antispecismo, se la cosa ti può far piacere a me lo fa particolarmente, in questo numero nella redazione in generale c'è un cristiano originario, quindi qualcuno che non è di confessione cattolica ma è cristiano, che ha scritto questo articolo
che ha scritto questo articolo sulla natura come persona, per cui non solo convivono istanze differenti all'interno del nostro gruppo, ma c'è anche una persona che è religiosa, che è cristiana e che ha scritto un articolo da quel punto di vista lì, e io ritengo necessario che esistano cose di questo, approcci di questo genere. E sui preti non mi soffermerei, nel senso che non ho niente contro in modo preconcetto sui preti, sul fatto di la battuta di prima si riferiva a fatti storici di preti che sono stati cambiati di diocesi piuttosto che sollevati a loro incarico, però magari di questo evitiamo di discutere perché la cosa mi interessa poco, anche se mi sta antipatica per tanti motivi, ma non per i motivi che hai detto tu. Mentre invece sul punto, con me sfondi una porta aperta, perché io sono sostenitore umile, niente di speciale, di una forma di antispecismo che ho chiamato antispecismo debole, per cui sono esattamente sulla tua lunghezza, sulla tua stessa lunghezza d'onda, nel senso che io cerco di sgonfiare l'antispecismo da tutte le rivendicazioni che non hanno a che fare con l'animale e che sono soltanto presunte e teorizzate. Per cui per me è abbastanza scontato risponderti dicendo che se c'è una cosa fondamentale che oggi deve fare l'antispecismo è ripartire dalla sofferenza degli animali. Ma questo però, attenzione, e questa, uso anche questo momento per fare una precisazione rispetto a un discorso che ho fatto tre giorni fa su Liberi TV, per cui mi sono arrivate parecchie critiche, anche troppe secondo me, comunque vabbè, non sono mai troppe, uno dice, in cui cercavo di sostenere che molto dell'antispecismo politico è degenere, cioè tende a chiudersi più a riccio su quelle che sono le divisioni dei singoli, cioè tu sei comunista in un modo, io sono comunista in un altro, io sono anarchico, tu non lo sei, eccetera eccetera, quindi combattiamo tra di noi, i fasci non li vogliamo, eccetera eccetera. Il fatto che però bisogna ripartire dagli animali e quindi essere aperti alla consapevolezza che l'antispecismo riparte dal dolore degli animali ed è lì che è debole, nel senso che si sgonfia di tutte le altre cose di cui non sono sicure, non significa che possiamo inglobare chiunque all'interno della nostra lotta. Cioè, una cosa è dire che gli animali vengono come cuore pulsante del nostro movimento e dobbiamo ripartire da quello, un'altra cosa è dire che per questo motivo potremmo, non so, faccio un esempio che diciamo un esperimento non verificato, se noi riuscissimo a liberare gli animali a condizione che venissero ammazzate tutte le donne, noi non saremmo più d'accordo, probabilmente non lo saresti neanche tu, eppure in linea teorica tutti gli animali sono stati liberati, non siamo più umanisti, anzi meno umanisti di così, perché ci leviamo in un colpo solo tutte le donne, e in questo modo sembrerebbe quadrare tutto. No, bisogna avere, capire che c'è una moderazione in tutte le cose. È chiaro che oggi ognuno di noi, ed è difficile dire io ho ragione, io no, io per esempio penso di non avere ragione su nulla in questo senso. Quello che cerco di fare, il motivo per cui abbiamo fatto questa rivista, è cercare alla fine di un percorso di riuscire ad avere un terreno comune in cui non ci sono io che dico c'aveva ragione quel cattolico che è venuto a Rewild e mi ha detto stai attento, perché no, secondo me dobbiamo semplicemente comprendere che la discussione è la cosa prioritaria, con un punto comune che è quello della liberazione degli animali, ma stare attenti chi ci mettiamo in casa, perché alleati che possono sembrare importanti e fondamentali oggi possono rivelarsi un boomerang di domani. Quello che interessa agli animali, ci sono due tipi di animali che noi stiamo liberando, questa è una cosa su cui si ragiona poco: gli animali che in questo momento stanno morendo così e gli animali che moriranno domani. L'antispecismo non vuole liberare soltanto gli animali di oggi, ma vuole liberare anche gli animali di domani. Allora io devo cercarmi alleati, va bene a corto raggio per le battaglie locali, ma devo anche comprendere che io devo cambiare le condizioni che nel mondo nobilitano la morte degli animali. Ora, tu sei un cattolico di grande rispetto, che hai cambiato probabilmente la tua idea nel tempo, eccetera eccetera. Tuttavia io sono stato invitato una volta da Lion a fare una conferenza, mi sono turato il naso e ci sono andato, non avevo nessuna voglia di andarci, ci sono andato ed erano tutti cattolici quel giorno lì, e doveva esserci una diretta per una radio importante. Casualmente il giorno dopo che io avevo, diciamo, portato molto bene avanti le mie teorie, mi è stato detto che la radio non funzionava e non è stato possibile trasmettere. Comunque, lasciando stare questa nota di colore, chi mi diceva che nella Bibbia c'è scritto questo, chi mi diceva quell'altro, eccetera. Il vero problema è che tra dogma, ragione e sentimento ci sono delle differenze profonde. Liberare per dogma, liberare per ragione, liberare per sentimento. Io credo che noi oggi dobbiamo, per parafrasare il titolo di un romanzo famoso, utilizzare ragione e sentimento, non dogma, perché io non ho bisogno di un libro che mi dica che cosa devo fare. A me basta
fare esattamente quello che dici tu, paradossalmente, cioè comprendere che quell'animale che sta morendo in questo momento è più importante di tutte le beghe umane che attualmente ci portano a dividerci, ma non posso fare certe cose e posso farne altre, per cui va bene dire tutti uniti, dicendo tutti uniti, che tra l'altro parte di quello che io sostengo con certe riserve, può anche servirci oggi a strappare qualche consenso in più e a chiudere qualche allevamento in più. Ma se un giorno ci accorgessimo che liberate le prime cose che potevamo liberare, lasciati soli questi che si erano uniti per motivi funzionali, non riuscirebbero neanche a mettersi d'accordo per allacciarsi le scarpe, perché hanno idee diverse su tutto quello che bisogna fare, gli animali non solo non verrebbero liberati, ma avrebbero un destino infinito di sfruttamento, di uccisione e di morte. Per cui attenzione, anche io non ho nessun preconcetto all'antispecismo cattolico, non ho nessun preconcetto all'antispecismo buddista, all'antispecismo jainista, ci sono fior fior di esponenti, che so, Tettamanti, antivisezionista scientifico, è jainista, e le sue conferenze le fa sul jainismo. Non è che quando viene a parlare di jainismo io gli dico no, Tettamanti, il jainismo è una puttanata, lascia stare. No, cioè non è assolutamente quello il mio intento. Poi magari a casa mia lo penso che il jainismo è una puttana, ma questo è un altro paio di maniche, non so se mi spiego. Cioè io sono aperto a qualsiasi forma di antispecismo che serva per liberare gli animali, ma che non abbia l'effetto boomerang di rifarceli ritrovare in gabbia tra un paio d'anni e di far peggiorare la condizione di tutti, liberati e liberatori. Quello che dobbiamo fare oggi è, ancor prima di dare etichette, come giustamente dici tu, comprendere effettivamente che cosa vogliamo, perché anche tra gli antispecisti ho trovato gente che pensa che liberare gli animali sia aprire le gabbie e far scorazzare gli animali in giro per il mondo. Chiunque capirebbe che non è questo, perché sennò vorremmo semplicemente la fine di questo mondo, vorremmo che tutti gli animali che in questo momento non hanno uno spazio ecologico di vita andassero a cagare in giro per il pianeta e distruggessero tutto. Cioè l'antispecismo è eliminare la possibilità che si possano costruire gabbie ulteriori, eliminare la possibilità che qualcuno possa pensare di discriminare qualcosa. Se poi tu ci arriverai col tuo percorso cattolico, Rita con un percorso letterario, lei con un percorso politico, io con un percorso da schizzato, però quello non mi importa, io non ho nessun preconcetto contro quello che tu dici. Anzi, se tu riesci a fare una battaglia come la mia, più della mia, vorrà dire che mi leggerò il Vangelo più spesso, come ti dico. Basta una volta. Io volevo dire una cosa a lui. Lui dice che molti animalisti criticano i cattolici, però io ho visto delle foto, uno in Cardinale De Sebbe che prende a calcio un buo agonizzante. Cioè, questa è una foto che sta su Facebook, se voglio la mando. Io ho delle foto di Giovanni Paolo II che benedice le cappe dei toreri. E in Italia fanno un sacco di feste sadiche in cui tutti gli animali in Spagna. Ci sta un prete in Toscana che fa la messa per i cacciatori. Scusa, una teoria fisica te può dire che è falsa, ma non può dimostrare che sia vera. E se una cosa è sbagliata può dimostrare che è falsa, ma la verità non si può dimostrare. E se nella religione cattolica il Papa, che non è vegetariano e se ne frega, anzi Giovanni Paolo II ha fatto il giubileo dei cacciatori. No, l'ha fatta queste cose qua, ha fatto queste troiate, ha fatto il giubileo dei cacciatori, quando c'era il periodo di mucca pazza, benediceva gli allevatori, ha detto gli allevatori onesti, ma quali sono gli allevatori onesti? Scusa, un allevatore è sempre uno che tortura un animale e lo fa vivere in un metro quadro, quindi guarda, c'è stato un leader della Chiesa Cattolica che è incesto simile, e mo lo fanno pure santo, c'è stato più a per culo, sì o no? E poi vorrei pure... Antonio, che ogni anno vengono paesi gli animali, che era animalista primo, quindi è sempre all'interno della stessa istituzione. No, su esempi parziali ci stanno queste foto, che ho fatto io, che sono andato a benedire io a Cappa del Torero, ma che stiamo a dire, scusa? Senti, l'ha fatto Giovanni Paolo II, non ha fatto un prete qualunque? E a Giovanni Paolo II, quando andai in Spagna, gli stavo detto di dire qualcosa contro la corrida, non ha detto un cazzo sulla corrida, st'uomo. Facciamo, chiudiamo su altre domande. Forse possiamo dare alla ragazza la possibilità di replicare. No, non rispondere. Diamo alla ragazza la possibilità di replicare, se vuole. Non so come si chiama. Francesca? Francesca? Vuoi replicare col microfono?
Vieni. Vieni. Io sono la moglie di quello cattolico, cattolica quanto lui. È solo una persona che ogni giorno soffre mostruosamente del fatto di stare all'interno di un'istituzione umana che in qualche maniera è ovvio, non si sbilancia, è vero, non si sbilancia in nessun modo sulla questione animale. Il punto... Sì, poi ci sarebbe anche la... Volevo dire, non è vero che l'istituzione cattolica non si sbilancia, perché il Papa, questo attuale Papa Ratzinger, e anche non mi ricordo quale vescovo, spesso ribadisce che bisogna smetterla con questo pensiero ecologista estremo, animalista, eccetera, eccetera, e che bisogna non dimenticare che l'uomo è diverso dagli altri animali, ossia non è un animale perché è fatto immagine e somiglianza di Dio, e quindi non bisogna venir meno a questa centralità dell'uomo sull'universo. Allora dico, io rispetto il tuo pensiero e so che ci sono dei cattolici seriamente antispecisti, animalisti, però come fai a come dire, far coincidere, no, le tue istanze con quelle del pensiero base del cattolicesimo, che comunque neanche riconosce l'uomo come animale, ma lo definisce come altro, appunto fatto a immagine e somiglianza da Dio? Allora, domanda difficilissima sulla... Due cose diverse, chiesa e religione, io non le posso mettere insieme. Aspetta, facciamo la risposta. No, la risposta sarebbe estremamente articolata, nel senso che non... È una risposta filosofica, purtroppo di filosofia anche complessa, ed è una cosa sulla quale personalmente, siccome diciamo condivido con alcuni di voi la laurea in filosofia, mi interesso anche di queste cose. Io non credo, da cattolica che conosce anche la filosofia cattolica, che la filosofia cattolica, che andrebbe spiegata, andrebbe capita seriamente, io non credo possa in qualche maniera giustificare una filosofia cattolica lo sfruttamento di un animale, la sofferenza di un animale. Un cattolico, è vero, un cattolico parte da una diversità uomo-animale, e ne parte a partire da un discorso di natura. Molto sarebbe da dire su che cos'è la natura. È un non sono i cattolici, no, ma io parlo in qualche maniera da parte cattolica. Io personalmente ho una mia idea che credo non sia assolutamente in contrasto con la religione che pratico, e pratico attivamente, con la filosofia che seguo attivamente. Non credo assolutamente siano due cose in contrasto. Leonora, che insomma, ci conosciamo bene, diverse volte ne abbiamo parlato, e lei sa che mi piacerebbe un giorno poter studiare bene questa. Io da cattolica ho tutto l'interesse a trovare, nell'ambito di un pensiero cattolico che conosco, penso bene, una base anche per lo sfruttamento, per il non sfruttamento dell'animale, che io rispetto totalmente. Personalmente, se mi chiedete se ritengo che sia uguale a me, non è uguale a me, ma uguale non vuol dire migliore o peggiore, è diverso, ma come la donna è diversa dall'uomo, e questo non vuol dire che non siano due esseri che in qualche maniera hanno una pari dignità. Cioè, io ritengo questo, ritengo che purtroppo molto spesso la Chiesa se ne freghi completamente della questione animale. In questo la Chiesa sbaglia mostruosamente. Il Papa spesso parla di centralità dell'uomo. Dire centralità dell'uomo non vuol dire sfruttamento animale, non sono due cose che per forza vanno insieme, anzitutto, ma bisognerebbe conoscere molto bene il pensiero cattolico, e purtroppo spesso chi lo accusa non lo conosce. E questo è un dato, e mi permetto di dirvi che molti non lo conoscono. Di conseguenza, per finire, ho perso il filo. Io ritengo sinceramente che la cosa andrebbe studiata, io vorrei studiarmela bene questa cosa qua. È semplicemente questo: il Papa parla di centralità dell'uomo, non ho mai sentito il Papa dire che l'animale va sfruttato in maniera indiscriminata, neanche che va sfruttato, neanche che va utilizzato. Verissimo. Io parlo con pacatezza, mi piacerebbe che venisse risposto con pacatezza. Evitiamo di discutere di... No, io vorrei cogliere il momento, no? Perché
questo dà anche proprio la percezione di quello che abbiamo detto fino adesso, no? Anche l'altra volta quando abbiamo fatto quella diretta di cui parlavi si accennava al fatto che se stessimo chiusi in una stanza quattro tipologie di antispecisti ci massacreremmo di botte, e questo ne è l'esempio, no? Io penso esattamente più o meno quello che ha detto il nostro compagno qua, no? Però devo dire che quello che diceva Elena, che non si è sentito perché non aveva il microfono, c'è una bella differenza tra l'istituzione cattolica che è rappresentata nello Stato del Vaticano dal loro diciamo capo spirituale e non, che è il Papa, e quello che invece lo spirito cattolico e religioso degli individui che praticano la loro fede. Ovviamente la mia critica personale in risposta a quello che diceva lui, l'attacco diciamo che ha fatto lui in modo abbastanza frenetico, è che sicuramente il Vaticano come istituzione, e quindi il Papa quando parla, parla come istituzione, non come persona, parla come istituzione, avalla lo sfruttamento animale, lo ritiene giusto nei limiti ovviamente di quello che dal suo punto di vista è la tutela dell'animale, avalla il mangiare l'agnello a Pasqua, dice anzi che è giusto e doveroso per un cattolico mangiare l'agnello a Pasqua, vai a leggere la risposta che ci ha dato la scorsa Pasqua, indossa l'ermellino e si rifiuta, dice che è giusto perché il Papa deve indossare l'ermellino e quindi fa fare le pellicce di ermellino. Usano l'avorio e questi giorni c'è una petizione per chiedere al Vaticano di non usare l'avorio, l'hanno fatta togliere, è oscurata la petizione. Quindi il Vaticano come istituzione sicuramente non ha nulla né di antispecista né di tutela degli animali. Questo poi però è molto diverso dal dire che le persone che hanno una fede cattolica siano equivalenti a quello che dice il Vaticano, perché si può benissimo dissentire dall'istituzione nella quale si è. Però io invito a questo punto voi cattolici che cercate di orientarvi verso un antispecismo di creare una spaccatura all'interno dell'istituzione cattolica e di dire voi al vostro capo spirituale non che lo specismo di cui si fa artefice è inaccettabile, perché finché glielo diciamo noi dall'esterno che siamo atei, che siamo laici, che siamo qua, siamo dei pazzi invasati, allora che lo scisma, visto che parliamo di Vaticano, ci sia dall'interno, perché siete tanti, ne conosco tanti di cattolici che dicono quello che dici tu con tutto il rispetto, e fatevi sentire, perché purtroppo diciamo noi siamo fuori da quel contesto, no? E quindi noi guardiamo quello che l'istituzione ci comunica. Se il Papa ci comunica che giusto mangiare l'agnello, noi prendiamo atto di quello che ha detto e quindi lo attacchiamo per quello, è ovvio. Voi che siete all'interno motivate le vostre ragioni da cattolici, conoscendo il mondo nel quale voi vivete, e contestateglielo con la stessa lingua, diciamo così, no? Che forse potrebbe avere più efficacia. Questo discorso mi ha riportato un attimo al nocciolo di una questione che a me sta estremamente a cuore, e che prima, quando ho fatto il mio piccolissimo intervento iniziale, ho accennato in modo molto leggero, cioè ci possono anche essere molti tipi di antispecismo e l'abbiamo constatato, l'abbiamo visto, ma ci sono anche molti tipi di animalismo che non sono antispecismo, e questo bisogna che sia chiaro. Quindi quando ci sono dei contrasti forti a livello di attivismo, che comunque fanno bene anche se apparentemente fanno male al movimento, perché stiamo diventando forti, stiamo crescendo ed è giusto che cioè è anche normale, secondo me naturale, che ci possano essere degli scontri, il movimento animalista nella sua globalità a livello nazionale e non è necessariamente antispecista. Quindi io trovo che ci siano
delle necessità fondamentali per cui bisogna conoscere da dove partiamo, dove vogliamo arrivare e come ci vogliamo arrivare. Poi possiamo andare, quando tutto è chiaro, si può andare a braccetto. L'animalista che non è antispecista, che magari non è né vegano né vegetariano, ma che in quel contesto si dichiara animalista perché è antivivisezionista, per me può andare benissimo, possiamo andare insieme a fare la manifestazione, ma deve essere chiaro, lampante, limpido, che quello non è un antispecista, che è un animalista come si definisce. Per quello io dico sempre, a me non piace chiamarmi animalista, non mi piace, perché deve essere chiaro, questo deve essere chiaro. Allora, noi che ci definiamo antispecisti, qualunque sia la natura del nostro antispecismo, perché a questo punto mi sembra che sia abbastanza evidente che ci sono molte forme di antispecismo, se ci riteniamo antispecisti, io invito tutti a documentarsi sulle ragioni storiche dello sfruttamento animale, sulle modalità in cui queste si sono sviluppate, del perché si sono sviluppate, per trovare una linea comune di azione per raggiungere degli obiettivi comuni, perché finché questo non avviene non arriveremo da nessuna parte. Noi dobbiamo sapere dove stiamo andando e perché. Ci sono altre domande? No, non sono sconvolte. Vabbè, se non ci sono altre domande, io vi ringrazierei per questa serata frizzante, diciamo così, che era partita bene e finita meglio. E lascio la parola a Giovanna, che magari dice di domani, ci congeda così e grazie. Allora, sì, vi dico un'ultima cosa brevemente prima di chiudere, forse qualcuno di voi lo saprà già. Domani all'hotel Ergife di Roma in via Aurelia, diciamo all'atrio del congresso, dell'undicesimo congresso di radicali italiani, nascerà un'associazione radicale antispecista, o meglio un'associazione antispecista di cui io e altri siamo promotori, che chiederà successivamente il riconoscimento ufficiale ai radicali italiani, e per fare questo le cariche elettive, insomma le cariche che saranno elette domani, si iscriveranno a Radicali Italiani. La ragione la spiego brevemente. Beh, da un lato si sono aperti degli spazi all'interno dei radicali per creare un'associazione di questo tipo, e questi spazi si sono aperti anche a causa di un diffuso malcontento tra i radicali, diciamo, per le posizioni assunte da alcuni parlamentari radicali in merito alla vivisezione. Quindi ci sono un sacco di radicali incazzati neri, diciamo, per usare un eufemismo, con la linea tra virgolette ufficiale dell'associazione Coscioni, eccetera. E l'altro, quindi uno dei motivi per cui nasce questa associazione è proprio quello di contrastare questa posizione sulla vivisezione, e anche soprattutto di richiamare e di far rivivere seriamente quella che è la storia e il passato del Partito Radicale, che al di là di tutto ciò che ha fatto di bene o di male, è comunque una storia fortemente radicata nella non violenza. Cioè il Partito Radicale a tutt'oggi si definisce gandhiano non violento. Di conseguenza ci sembra assolutamente contraddittorio con questa definizione, che fa parte della storia del partito, appoggiare la sperimentazione animale. Quindi per questo motivo, e per il fatto che molti radicali non condividono questa linea, abbiamo deciso di crearci come associazione per dare una voce, diciamo, a questa appunto opposizione alla posizione pro-vivisezione. L'altro motivo è un motivo, diciamo, che non ha tanto a che fare col Partito Radicale quanto ha più a che fare con l'attivismo, cioè vogliamo provare a portare l'attivismo animalista in politica, la politica certo dei partiti, dei politicanti, che ci fa tanto schifo, comprensibilmente, però io credo che nel momento in cui si aprono degli spazi sia il caso di provare ad occuparli per fare qualcosa di serio, insomma, per provare a portare avanti progetti di legge, insomma, in senso animalista e sperabilmente antispecista. E si è aperta questa opportunità, e quindi io
e altri abbiamo deciso che fosse il caso di tentare. Per cui tutto questo per dire semplicemente che domani ci si ritrova appunto di nuovo a partire dalle 14 all'hotel Ergife di Roma. Ci sarà Leonardo, io, Barbara e altri qui, e per questa assemblea costituente, e chi vorrà si potrà iscrivere versando i 20 euro della quota annuale, quindi avere anche diritto di voto sulla mozione, sul nome, sulle cariche, su tutto quello su cui si voterà. E chi vuole venire semplicemente ad ascoltare e anche a intervenire senza iscriversi ovviamente lo può fare. E niente, quindi volevo dirvelo appunto perché ritengo sia una cosa importante. E anche Leonardo aggiunge qualcosa sulla stessa cosa. No, non sulla stessa cosa. Io volevo una nota di aiuto, nel senso che oltre a, se volete, comprare o non comprare la rivista, c'è la possibilità di abbonarsi alla rivista, e poi quello di cui avremmo bisogno e che vi chiediamo è se avete conoscenze di istituzioni quali biblioteche di quartiere, per esempio, o luoghi come questo, che hanno voglia di tenere di abbonarsi e di tenere una copia della rivista, per il principio di cui avevo detto prima. Siccome ci teniamo che ricercando certe parole chiave, certi temi, escano anche cose legate agli animali, se le biblioteche cominciano a tenere una copia della rivista, quindi sottoscrivono un abbonamento, per noi diventa importante. Quindi se avete conoscenze di biblioteche, se siete studenti universitari, avete a che fare con l'università e potete, gli studenti possono suggerire nelle proprie università tramite una piattaforma l'abbonamento eccetera, se riuscite a fare qualcosa di questo tipo è importante, perché magari in modo sempre trasversale si riesce a entrare anche in ambienti del tutto e completamente antropocentrici. Basta così, grazie.